Salve cari telespettatori, sono giorni frenetici per la regione Puglia, sono giorni frenetici soprattutto per l'assessorato che segue da vicino quello che è proprio il rapporto con le aziende. Stiamo parlando di Bino Borraccino, che salutiamo e ringraziamo per la Grazie. disponibilità a questo collegamento in diretta con Sharing TV. Abbiamo dato ampio spazio ai comunicati dei giorni scorsi. Andiamo per ordine. La prima cosa è l'aver attivato tutte le procedure per velocizzare le pratiche di pagamento che la Regione Puglia deve alle aziende. In cosa consiste? Esattamente, sapendo che in questo momento particolare per il sistema delle PMI pugliesi il tema fondamentale resta quello della liquidità, abbiamo fatto una procedura particolare concordata con Puglia Sviluppo, Innova Puglia e Conarti, vale a dire delle agenzie in-house della Regione Puglia che gestiscono come enti terzi il pagamento delle spettanze alle imprese beneficiarie di contributi regionali, di privilegiare il pagamento delle pratiche già ultimate, già consegnate, rispetto alle nuove pratiche che cronologicamente si sono presentate. Questo lo abbiamo fatto con un ordine di servizio e che ha già prodotto la possibilità nei giorni scorsi già di poter liquidare 15 imprese per un totale di oltre 3 milioni di euro. Nello stesso tempo, con una variazione di bilancio da me proposta nella giunta della settimana scorsa, abbiamo ulteriormente rafforzato il capitolo del titolo secondo di queste pratiche con ulteriori 32 milioni di euro. Questo rumore strano per me. Per quanto riguarda invece l'altro aspetto importante, che è quello dei distretti urbani, un altro aspetto di non poco conto da disciplinare in questo momento. Diciamo, abbiamo provato ad aiutare tutte le amministrazioni comunali che hanno sottoscritto con noi i protocolli per i distretti urbani del commercio e che sono stati beneficiari di contributi, parliamo di circa 200.000 euro a comune, nella fattispecie nell'ultimo bando, nel secondo bando sono 37 amministrazioni comunali di tutte le sei province, diciamo, a poter avere tempi più larghi per l'attuazione di alcuni adempimenti necessari per diciamo, il rispetto del protocollo sottoscritto con noi per quanto riguarda l'attivazione del distretto urbano del commercio. Ma stessa misura abbiamo fatto anche per altre iniziative, per altri bandi. Penso per esempio al bando delle smart grids per il rifacimento di cabine elettriche. Abbiamo spostato in avanti di 90 giorni quel bando. Diciamo, come sviluppo economico ci stiamo attestando su una linea di principio che è quella da un lato di differire i tempi per il rispetto delle, diciamo, delle norme che avevamo fissato prima, ante dell'emergenza del coronavirus, e dall'altro poter mettere quanta più liquidità possibile nel tema delle imprese pugliesi. Uno dei problemi principali che ha dovuto affrontare poi in questi giorni, abbiamo parlato proprio con il presidente della Confesercenti Foggia, Alfonso Ferrara, è l'accesso al credito delle imprese, che in questo momento merita una maggior sensibilità da parte delle istituzioni bancarie. Perché non si può immaginare di fare un tradizionale merito creditizio in questo momento, nel quale chiaramente le aziende, considerato anche la precisazione fatta non più tardi di ieri sera dal Presidente del Consiglio Conte, cioè che si è arrivati al massimo possibile con i 25 miliardi di euro di finanziamento dato dal governo italiano. C'è bisogno comunque di ridiscutere in maniera costruttiva questo rapporto tra aziende e sistema bancario e finanziario. Da questo punto di vista, la Regione Esattamente. Puglia so che non è ferma in questo No, senso. assolutamente no. Stiamo lavorando
proprio ieri abbiamo tenuto una riunione con i tecnici, con tutti i tecnici dell'assessorato, i dirigenti, con Puglia Sviluppo, con l'audit, con l'autorità che gestisce e sovrintende ai fondi strutturali, per provare, ad esempio, sul tema della trench and cover, su quella misura importante che è la trench and cover, vale a dire la possibilità di ottenere un finanziamento diretto da parte di alcune imprese bancarie, che hanno, di alcune aziende bancarie che hanno sottoscritto con noi nell'estate scorsa un accordo. Ricordo che abbiamo messo a disposizione del sistema pugliese 64 milioni di euro a tassi agevolatissimi, vantaggiosi. Lì c'era l'obbligo e c'è l'obbligo del 10%, di impegnare il 10% per spese di investimento. Stiamo provando a togliere questa voce. Chiaramente non possiamo farlo autonomamente, perché questi non sono fondi del bilancio autonomo regionale, sono fondi che noi gestiamo da parte del POR, quindi all'interno delle misure e dei fondi erogati dall'Unione Europea, ma entro qualche giorno siamo convinti di riuscire ad uscire con questa misura ancora più larga e più ampia di finanziamento, ad esempio anche agli studi professionali, che è una categoria che sembra tagliata fuori da questa vicenda e che noi vogliamo tenere dentro, appunto con la vicenda del microprestito, a cui possono accedere anche gli studi professionali. Chiaramente parliamo di piccoli finanziamenti, parliamo di 30-40 mila euro, e chiaramente noi vogliamo modificare quella misura, inserendo la possibilità di poter dedicare tutta la somma per liquidità, togliendo in questo momento storico e particolare la parte relativa agli investimenti, perché oggi c'è poco da fare investimenti, c'è bisogno soprattutto di liquidità per fronteggiare tutto quello che è stato fatto. Voglio ricordare, forse lei me lo avrebbe chiesto, che da questo punto di vista abbiamo anche immediatamente, siamo state una delle primissime regioni a sottoscrivere l'accordo con le parti sociali per l'utilizzo dei 106 milioni di euro per la cassa integrazione in deroga. E ricordo che da questo punto di vista tutte le imprese possono partecipare, anche quelle che non sono in regola col DURC, lo voglio dire, e anche le imprese artigiane che hanno versato il contributo al fondo bilaterale, ai loro fondi bilaterali, ovviamente potranno partecipare, potranno utilizzare le 9 settimane, per ora 9 settimane, speriamo che restino tali per non doverci allungare molto, queste 9 settimane per i propri dipendenti, tornate. Per le imprese che non possono ovviamente in questo momento garantire gli stipendi per delle attività che di fatto restano ferme, parliamo delle medie imprese sino alle micro imprese che hanno pochissimi dipendenti. Noi ci siamo impegnati con i nostri telespettatori ad essere una comunità delle idee, più che una televisione che passivamente raccoglie le notizie, quindi essere propositivi anche nel rapporto con le istituzioni e le associazioni di categoria. Oggi, come lei sa, vi è un fondo che è il FEIS della Banca Europea degli Investimenti, che entro il 31 dicembre ha una dotazione di 43 miliardi, di quali solo 800 milioni sono stati usati dalle banche, e il fondo FEIS, che fa parte del piano Juncker, finanzia le banche per dare il 40% a fondo perduto, il 50% come linea di credito alle imprese, il 10% invece in equity, però finanzia le banche, che a loro volta devono poi girare questi fondi alle imprese. Ecco, creare un qualcosa di armonico da questo punto di vista con le diverse istituzioni bancarie del territorio, per dare ulteriore, prendere una parte di questi 43 miliardi che entro il 31 dicembre comunque, se non spesi, vengono persi. Potrebbe essere anche questa un'azione alla quale sulla quale si potrebbe lavorare insieme, visto anche la disponibilità che noi abbiamo ottenuto direttamente ad una facilitazione da parte dei dirigenti della Banca Europea degli Investimenti, con i quali collaboro già da 7-8 anni. Ovviamente noi siamo favorevolissimi a questa idea,
non possiamo fare altro che ovviamente mettere attorno a un tavolo il sistema bancario pugliese che già si interfaccia con noi positivamente. Io facevo riferimento alla tranche and cover che fu sottoscritta dalle tre popolari pugliesi e da un gruppo di BCC locali, oltre che da istituti bancari nazionali, ma io penso che con il sistema pugliese creditizio noi possiamo iniziare un lavoro del genere che chiaramente, come lei può ben immaginare, come i telespettatori potranno immaginare, chiaramente si può fermare soltanto ad un'indicazione, ad una sollecitazione, ad un lavoro di raccordo istituzionale, perché poi è fatta salva l'autonomia delle banche. Chiaramente questa non è una risposta tecnica per non dare la risposta, ma è una risposta sulla quale lei sa molto bene che noi direttamente non possiamo avventurarci perché non Ovvio. è alle nostre disponibilità. Ma certamente nella prossima riunione, sul prossimo tavolo che faremo con il sistema creditizio a strettissimo giro di posta, io porrò questa esigenza importante, anzi, più che esigenza, questa opportunità importante per il nostro territorio. Da questo punto di vista approfitto di questo argomento per ringraziare la Banca di Credito Cooperativo di San Giovanni Rotondo che immediatamente ha attivato una linea di credito chirografaria per le aziende proprio alla luce di quelle che erano le osservazioni che lei faceva prima delle banche pugliesi e in questo momento è un bel segnale di vicinanza da parte delle istituzioni bancarie locali. Un altro argomento e poi la lascio. È quello che riguarda il decreto che si sta approvando in queste ore. È uscita fuori una bozza dove si parla della possibilità da parte delle regioni di emettere dei provvedimenti che hanno una durata di 7 giorni ma che non sono prorogabili. Secondo la sua esperienza, che utilità possono avere decreti di questo genere di 7 giorni? Ma guardi, premesso che io sino a questo momento ho sempre apprezzato il lavoro importante che il governo in questo periodo di emergenza ha fatto e sta portando avanti sul tema sanitario in primis, ma anche sul tema di protezione civile e soprattutto dal punto di vista degli aiuti diciamo, dell'impulso all'economia. Ovviamente queste misure temporanee a cui lei fa riferimento, se dovessero tramutarsi in atti veri, concreti, oggettivamente creano un minimo di difficoltà, non tanto quanto alla struttura regionale che dovrà emetterli, ma quanto a chi dovrà, come dire, essere fruitore. Ad esempio, noi, e mi spiego perché, noi venerdì notte abbiamo concluso l'accordo con tutte le parti sociali in Puglia per quanto riguarda la gestione dei 106 milioni di euro per gli ammortizzatori in deroga. Oggi siamo di fatto a 4 giorni quasi da quella firma e tra poco sarò costretto a fare un comunicato stampa, una nota per chiarire alcuni aspetti per quanto riguarda le aziende artigiane, per quanto riguarda il versamento per il fondo bilaterale, cioè aspetti un po' tecnici. Allora, lei si immagini che a distanza di 4 giorni, un momento come questo, ancora non è stato ben metabolizzato dai produttori, immaginiamo se venerdì notte, sabato, dovessimo emettere una nuova norma. Diciamo, questo crea un po' di scompiglio diciamo, tra i consulenti del lavoro, i commercianti, le imprese, le aziende, i lavoratori, i sindacati, i patronati che dovrebbero andare dietro a queste misure. Spero che questa opzione possa essere scartata dal governo. Grazie ancora per la sua disponibilità. Le lasciamo un minuto per fare un appello e lasciare un suo messaggio alle imprese pugliesi. L'appello che lancio è un appello di stare tranquilli perché c'è una grande attenzione. Lo slogan che io sto utilizzando è questo: nessuno sarà lasciato solo. Stiamo lavorando d'intesa con la collega che gestisce il turismo, la collega Capone, che ha un, come
come dire, una perplessità enorme come settore generale, che è il primo che è andato in crisi. Lo stiamo condividendo con il collega che gestisce il bilancio, il collega Raffaele Piemontese. Insieme al collega al lavoro Sebastiano Leo, con il presidente Emiliano, stiamo lavorando come una squadra coesa per garantire a tutte le imprese, dalle grandi alle micro imprese di ogni settore, la possibilità di non sentirsi psicologicamente soli nell'immediato e di avere nel più breve tempo possibile gli adeguati strumenti economici per poter uscire dignitosamente da questa crisi, che è la più grande crisi che si è abbattuta nel dopoguerra. Grazie ancora all'assessore allo sviluppo economico della Regione Puglia, Mino Borracino. Grazie A presto di sentirla e a sua disposizione per le informazioni per le imprese. Grazie. a te. Grazie, grazie a lei ancora. Salve.